bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, ma finalmente sono qui per il tanto atteso da voi e da me video ask, il video dedicato alle domande che mi avete fatto, che mi avete scritto sotto al post che ho messo ormai un paio di settimane fa qui su YouTube e anche nella box delle domande che avevo aperto su Instagram. Ricordatevi che se volete potete seguirmi anche lì, mi trovate come julie.graf. Finalmente è arrivato il momento di darvi le risposte e riuscire a soddisfare tutte quelle che sono le vostre curiosità per quanto mi riguarda. Mi avete fatto delle domande davvero carine, quelle più classiche, quelle più generiche, invece qualcosina un po' più nel dettaglio, ma siete state veramente tantissime, tantissimi, e quindi mi fa molto piacere rispondervi. Ho qui con me trascritto tutte le domande in questa cartellina che fa molto Sanremo 2021, sono già pronta, scherzi a parte, ho davvero una sfilza di domande alle quali rispondere e quindi sono contenta di iniziare. Prima però vi ricordo, come al solito, se non volete perdervi tutti i miei video potete iscrivervi al mio canale e ovviamente anche attivare la campanellina delle notifiche per essere avvisati ogni volta che pubblico un video nuovo, e come vi ho già detto mi potete seguire anche su Instagram julie.graf. Iniziamo subito con quelle che sono le vostre curiosità sulla Julie. Allora, le ho divise più o meno, diciamo che si facevano delle domande, ovviamente sono state fatte delle domande per quanto riguarda la mia persona, la mia convivenza, la città in cui vivo, tutte queste cose qua, il lavoro e lo sport, quindi io più o meno le ho suddivise così da andare a dare un senso logico a tutte quelle che saranno le mie chiacchiere. Preparatevi perché non dovevate farmi le domande, adesso siete rovinati perché io parlerò a nastro, quindi mettetevi comodi e ascoltate tutto quello che ho da raccontarvi. Allora, le prime domande sono state ovviamente quelle più classiche, quindi quanti anni ho, quando sono nata e qual è il mio compleanno, il giorno del mio compleanno. Allora, io ho, ahimè, 32 anni, sono nata il 12 di marzo del 1989 e appunto quindi il giorno del mio compleanno è il 12 di marzo. Inerente a questo mi avete anche chiesto quale segno fossi, sono del segno dei pesci. Prima domanda molto sempliciotta. Quanto sei alta? Sono alta 1,75 m, sono sempre stata altissima, infatti io nelle foto da quando ho credo 10 anni sono sempre stata in fondo alle foto di classe, in fondo alle recite, cioè mia mamma penso che vedesse soltanto una testa perché io e la mia amica eravamo le più alte della classe, ma proprio tantissimo, cioè in una maniera esagerata. Quando ero piccolina ne soffrivo un po' perché comunque poi magari sei più alta vieni un pochino presa in giro per tra bambini, e invece sono contenta del mio 1,75 m. Poi una domanda che ovviamente si è ripetuta tantissime volte è stato che lavoro faccio. Allora, apriamo una parentesi, nel senso che io da quando ho 18 anni faccio la addetta vendita, la commessa, ho fatto la cassiera. Il primissimo lavoro è stato la cassiera all'IKEA e poi da lì sono partite un sacco di esperienze lavorative per quanto riguarda negozi, catene di negozi più o meno importanti. Sono una ditta vendita da sempre, negli ultimi mesi sono diventata responsabile di punto vendita, quindi lavoro in un negozio di abbigliamento e intimo che durante l'estate ha anche articoli da mare e abbigliamento mare, e sono appunto la store manager. Ho ricoperto questo ruolo anche quando ero a Genova per un anno e mezzo in un negozio di abbigliamento, però poi per il resto degli anni ho sempre fatto la ditta vendita. È un lavoro che mi piace tantissimo, soprattutto nell'ambito dell'abbigliamento, delle scarpe, ma anche comunque per quanto riguarda l'arredamento per la casa. Ho lavorato anche nel negozio di casalinghi e quindi mi piaceva anche quello, ma sicuramente tutto quello che gira intorno alla moda, ai vestiti, è quello che a me dà più soddisfazione. Io mi diverto proprio a servire e a fare proposte, a fare abbinamenti, quindi il mio lavoro è questo. In questo momento sto lavorando chiaramente molto di più, come vi ripeto spesso, per giustificare un pochino anche l'assenza dal canale, perché appunto avendo un altro tipo di ruolo il tempo impiegato è maggiore, le responsabilità anche le soddisfazioni chiaramente, però quindi i tempi si riducono un po' per quanto riguarda il tempo libero, ma va benissimo così, sono contentissima così, non potevo chiedere di meglio per questo momento, in questo momento e per questo periodo.
Mi avete chiesto, raccontaci il tuo percorso di studi, che studi hai fatto e i tuoi sogni da studentessa. Potevo dirlo prima del lavoro, vabbè, comunque. Allora, io ho studiato al liceo linguistico, come lingua ho studiato inglese, francese e gli ultimi 2 anni spagnolo. Allora, dovessi dirvi, non sono mai stata, cioè devo essere sincera, dire le cose come stanno, è inutile che faccio il video di facciata, non sono mai stata così propensa e appassionata allo studio, o meglio, mi piaceva studiare alcune materie, cioè io in inglese andavo benissimo, in tutto quello che riguardava le scienze, la biologia, la chimica, quindi tutto quello che poteva incentrarsi appunto sul mondo natura, gli animali o comunque appunto il discorso biologia, ecco, quelle materie lì io andavo forte e poi ce n'erano delle altre in cui proprio non riuscivo, ad esempio il latino, la matematica, non è che io sia stata mai questa cima, come si può dire, e quindi sicuramente il mio percorso di studio è stato un percorso di studi standard. Non ho ho iniziato a lavorare presto, quindi comunque non ho mai avuto un'idea precisa su quelli che sarebbero stati i miei percorsi di studi. Io volevo andare a lavorare, volevo iniziare subito a guadagnarmi i miei soldi, mi sono tolta tante soddisfazioni, le patenti, poi parleremo anche di quello, i viaggi e tutti gli altri sfizi, e quindi sono contenta del percorso comunque che ho fatto, anche se quello basico, i studi di tutti quanti. Dovessi dirvi se avevo dei sogni da studentessa, nì, cioè sono cambiati nel corso degli anni. Quando ero piccolina io ero appassionatissima di egittologia, archeologia, io volevo fare tutti quei mestieri lì, comunque l'archeologa, ovviamente parliamo di età veramente elementare. Poi si è evoluta questa cosa, ovviamente per quanto riguardava gli animali, io avrei tanto tanto voluto lavorare nell'ambito comunque veterinario, ma nemmeno a dirlo, perché io ho proprio questa sofferenza non appena vedo un animale avere qualche tipo di problema, cioè a parte che patisco gli aghi su di me e sugli altri, ma non il sangue di per sé, ma proprio la puntura, cioè svengo quasi immediatamente anche se non voglio, non devo guardare, quindi anche quando porto i miei animali dal veterinario mi giro di là, gli fanno quello che devono fare, però la sofferenza di per sé, anche fatta per curare ovviamente, quindi anche fatta per aiutare quel povero animale, quella bestiolina, mi fa stare male, quindi non sarei mai potuta riuscire a fare la veterinaria, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Tornassi indietro, se dovessi dirvi che cosa studierei, sicuramente qualcosa magari nell'ambito del comportamento animale, quindi magari fare l'educatrice, la comportamentalista, piuttosto che comunque qualcosa che possa riguardare il comportamento, e quindi senza utilizzare attrezzi, cose strane, però sempre in quell'ambito lì. Ecco, quella è una cosa che avrei voluto approfondire, ecco, però l'età era diversa, sicuramente sono stracontenta del percorso lavorativo che ho fatto, perché comunque io anche quando ero più giovane avevo già moltissime esperienze alle spalle, per me è sempre stato molto facile, Maggie che vuol partecipare come al solito, trovare lavoro, e quindi mi sono anche potuta prendere la libertà di cambiare anche più volte lavoro liberamente, proprio perché comunque già da molto giovane avevo avuto diverse esperienze, diverse persone anche superiori a me che mi avevano formate, che mi avevano dato la possibilità di avere questo bagaglio che poi mi sarebbe ritornato utile anche al giorno d'oggi. E quindi direi che questo il mio discorsetto sugli studi, l'abbiamo un pochino approfondito e concluso. Poi mi chiedete in che città vivo. Allora, io sono nata e cresciuta a Genova, precisamente a Genova San Pier d'Arena, al quartiere, perché c'è anche una domanda inerente a San Pier d'Arena, quindi c'è qualcuno di San Pier d'Arena che mi ascolta e che guarda i miei video. E a 26 anni mi sono trasferita in provincia di La Spezia, vicino Sarzana. Mi ci sono trasferita perché il mio fidanzato è di queste parti, poi anche lì andremo a spulciare le domande, arriveremo anche a quello, e quindi da 5 anni abito qua, ci sto benissimo anche a Genova, quindi io mi sono adattata qui come mi adatto a Genova ogni volta che ci ritorno. La domanda appunto riguardante San Pier d'Arena, qualcuno mi chiede: cosa ti manca di San Pier d'Arena a parte la tua famiglia?
La mia famiglia, per l'appunto, è rimasta a Genova, quindi comunque abitano sempre nello stesso quartiere. Io ci vado ogni volta che posso. Allora, a seconda del giorno di riposo, ovviamente, quindi del tempi liberi che ho durante la settimana da far conciliare con il lavoro, vado ogni volta a Genova. Quando non stavo lavorando ci andavo tutte le settimane, passavo qualche giorno lì e poi me ne tornavo qua, mentre invece adesso ci sto andando meno. Quindi la mia famiglia la vado a trovare sempre, molto molto spesso, comunque, anche perché siamo a un centinaio di chilometri, quindi è un'ora di macchina, in autostrada si fa presto. Che cosa mi manca di San Pier d'Arena? A quel quartiere ho legati tantissimi ricordi, quindi non mi manca niente in particolare, perché nel momento in cui ci torno tutto riaffiora, nel senso, io la conosco come le mie tasche, ci giro a piedi da sempre, da quando ho 12 anni che andavo all'oratorio, quindi per me è proprio casa, ma lo è Genova in generale. Ho tantissimi ricordi legati al mio quartiere, come ne ho altrettanti legati al centro città, ovviamente tutti i lavori, anche tutte le serate fuori con le amiche, piuttosto che le comitive, cioè c'è veramente un mondo per me a Genova. Qui ho degli altri ricordi, chiaramente più recenti, degli ultimi 5 anni. Non mi manca nulla di particolare, perché tanto io lo ritrovo sempre. Mi mancherebbe se non avessi più la possibilità di andarci, ecco. Mentre invece ogni volta è un tuffo in quello che conosco meglio, e quindi insomma sono contenta tutte le volte che posso ritornare nel mio quartiere di origine. Poi adesso arriviamo al discorso come vi siete conosciuti tu e Mattia, quindi al discorso fidanzamento, convivenza. Allora, noi ci siamo conosciuti, e qui rullo di tamburi, perché avevamo e abbiamo una passione in comune, che è quella delle moto. Non lo saprete, molto probabilmente, perché non ne ho mai parlato, però io sono una ex motociclista, ho la patente della macchina presa a 18 anni, a 23... 22, 23, mi sembra 23, ho preso quella per la moto senza limitazioni, perché volevo soltanto crescere di cilindrata e prendere uno scooter un po' più potente. Invece, già che c'ero, ho detto, perché all'epoca avevo lo scooter, perché non mi prendo già quella la patente con le marce, così nel caso in cui volessi anche solo guidare una moto di un amico, piuttosto che farmi un giretto, prenderla a noleggio, no? Io ho detto, una volta che mi iscrivo prendo quella lì, così potrò guidare tutti gli scooter senza limitazione di cilindrata, in più anche la moto. Ovviamente non appena io sono salita sulla moto dell'autoscuola, che era un R5, quindi un 500 vecchio, una naked, me la ricordo ancora, e è stato amore. Quindi io ho fatto la prima guida, sono arrivata a casa da mio papà che era contrarissimo, nonostante lui abbia avuto un sacco di moto, e ho detto io prenderò la moto, non voglio più lo scooter, quindi appena prendo la patente della moto mi comprerò la moto. Così è stato. Io nel giro di un paio di mesi ho preso la patente della moto e mi sono subito andata a comprare una naked usata, no? Una ER6, ER6N, quindi un 650, una Kawasaki, contentissima di questa moto, come ho conosciuto Mattia per le moto. Ma dovevamo andare a fare un giro in moto insieme con un'altra comitiva di amici, quindi erano tutte persone del Basso Piemonte, dell'Alta Toscana come lui e della Liguria, quindi era un gruppone che si sarebbe ritrovato a Genova. Io dovevo partecipare a quel motogiro, non ci sono andata per un imprevisto mio e quindi non mi sono presentata. Siccome si era vociferato da chi tra di noi su chi ci sarebbe stato, chi veniva di nuovo, chi non era stato presente per qualche motivo, allora Mattia poi mi scrisse un giorno e mi disse: ma sei la Giulia che doveva venire al motogiro? Sì, sono io. Da lì un sacco di messaggini e poi ritrovo di nuovo con le moto. Lui aveva la moto. E quindi questo, così è scoccata la scintilla, no? Su 4 ruote, ma ognuno ne aveva 2, ed è una bellissima storia, perché comunque a me mi ricorda dei tempi davvero stupendi, con lui, senza di lui, con la mia moto, cioè è tutto un discorso molto ampio. Però sì, ci siamo conosciuti così e abbiamo iniziato a vederci avanti e indietro con queste moto e poi siamo andati a vivere insieme. A vivere insieme, che carina, che sembro una presentatrice veramente, o una professoressa, no, mi piace di meno, facciamo presentatrice piuttosto.
A questo ci colleghiamo a come avete deciso di andare a convivere da quanto tempo convivi. Allora, convivo da 6 anni precisamente, un anno a Genova e 5 anni qui, perché io ovviamente quando l'ho conosciuto abitavo a Genova, lui abitava in Toscana e abbiamo fatto avanti e indietro, come vi dicevo, per un po' di mesi, poi la cosa non è che fosse così comoda, io non avrei mai lasciato il negozio nel quale stavo lavorando in quel periodo e quindi si è trasferito lui, ha cambiato lavoro, ha cambiato vita. È venuto a vivere su a Genova con me, da me per 13 mesi e abbiamo preso casa. Siamo andati a convivere due pazzi perché se ci pensate ci conoscevamo da 8 mesi, credo più o meno, e ci vedevamo una volta alla settimana, quindi tutto molto bello. Ma da lì ad andare io via da casa dei miei e lui comunque trasferirsi in un'altra regione, in un'altra città, è stato abbastanza traumatico per tutti e due. Però siamo ancora qua, non ci siamo annoiati in questo periodo, visto che poi avremo cambiato altre due case, però sicuramente insomma anche lì. Ho tanti ricordi, ho tanti collegamenti a quei periodi e quindi sono 6 anni che conviviamo, 13 mesi a Genova e 5 anni qua. Questo risposto, gli studi l'abbiamo parlato e adesso parliamo, ecco, di un piccolo argomento che mi avete richiesto in tanti, che è il discorso sul mio essere vegetariana. Da quanti anni sei vegetariana? È stato duro il percorso per diventarlo? E poi vabbè, altre domande sulle ricette, adesso poi ne parliamo. Allora, io sono vegetariana da quando ho 13 anni, ne ho 32, quindi sì, sono quasi 20 anni, mamma mia. Sono diventata vegetariana esclusivamente per il mio amore, forsennato, sfegatato, chiamatelo come volete, nei confronti degli animali, quindi verso gli animali. Non potevo pensare di continuare a mangiare animali. Ed erano credo già 2 anni che a mia mamma rompevo le scatole, la tartassavo, poverina, dicendole che io non volevo più mangiare carne, non volevo più mangiare pesce. Premetto che io andavo ghiotta del salame, ad esempio, dei wurstel, mi piaceva tantissimo il salmone affumicato, cioè io ho questi, la mortadella, io ho questi ricordi da ragazzina, da bambina, che ovviamente amava come tutte la carne anche, nel senso non ero un amante del pesce, quindi tolto il tonno in scatola non è che ne mangiassi chissà quanto. Però invece per quanto riguarda la carne, cavolo, se ne mangiavo, ma per me era proprio un, cioè mi piaceva come gusto, ma quando ho capito da dove proveniva e come soprattutto venivano allevati e poi macellati, comunque come in che condizioni vivevano gli animali prima di essere prima di diventare carne nel piatto, assolutamente. Io credo intorno ai 10-11 anni abbia iniziato appunto a impormi sul mangiare meno carne possibile. Mia mamma, ovviamente, sentendo il medico, diceva: ma non ne vuole più mangiare. E il dottore diceva: finché non cresce abbastanza, insomma, ci vuole. E quindi mi ricordo questo scatto dei 13 anni che io ricordo che mia mamma mi confermerà oppure no quando vedrà questo video, che andammo a fare una visita e io fui categorica con il dottore. Il dottore mi guardò e disse a mia mamma: è già 1,75 m, grande, grossa. Se non vuole più mangiare la carne, cresciuta è cresciuta, quindi che faccia quello che crede. E quindi io da allora non ho più toccato un pezzo di carne e un pezzo di pesce. Sono vegetariana, non vegana, quindi consumo uova e latticini e va bene così. Il veganismo, veganesimo, come alcuni lo chiamano, non è una cosa che mi dispiacerebbe, però insomma, credo che già sia. Io mi sento di essere vegetariana, ecco, non di mangiare soltanto frutta e verdura. E quindi è questo. È stato duro il percorso per diventarlo? No, perché non, cioè, non chiedevo altro veramente da anni, quindi ero ben contenta. Mi può essere costato, come vi dicevo, un pochino il fatto che alcune cose effettivamente di gusto mi piacessero. Infatti, cioè, chi mi conosceva diceva: cavolo, ma te che ti mangiavi sempre l'hot dog, il panino con i wurstel, piuttosto che al McDonald's i panini, non li mangi più? No, non mi è costato, anzi mi costava molto di più mangiarli, nonostante mi piacessero di gusto, che non mangiarli. Poi, collegato a questo, per quanto riguarda le ricette, mi è stata fatta la domanda se potrei fare più video improntati sulle ricette o i video What I Eat in a Day. Allora, ne ho fatto uno, come sapete, come avrete visto, sicuramente ne voglio fare degli altri, però non è il
diciamo il centro, il fulcro del mio canale. Cioè io faccio ovviamente un pochino più video per quanto riguarda gli svuota la spesa sicuramente, ma le ricette un po' meno, ne faccio di più sullo shopping, sugli acquisti che faccio, perché comunque appunto la passione per l'abbigliamento, le borse, le scarpe, i trucchi in parte rimane, quindi sicuramente accontenterò anche chi desidera più video ricette, perché mi piace comunque farli e passare del tempo con voi e condividere anche quello, ma di certo non sarà mai incentrato su questo argomento qui. Come fai a coniugare la preparazione dei pasti? Ti richiede molto tempo. Allora, lavorando full time e avendo un giorno di riposo solo alla settimana, ovviamente i miei pasti sono quanto più possibile bilanciati, cerco di prepararli al meglio, ma sono molto variabili, cioè io esco da lavoro che sono le 21:20, 21:30, quindi quando arrivo a casa sono le 10 di sera, ci sta la volta che mangio solo un'insalatina che mi preparo così veloce, ci sta che invece abbia preparato a pranzo del riso freddo e quindi mangi quello, e uguale succede al mattino, perché quando faccio magari la mattina io faccio 9:15, 9:16, quindi comunque non pranzo a casa e non ho proprio il tempo materiale di pranzare nemmeno al lavoro. E non è complicato organizzarmi perché mi organizzo poco. Sostanzialmente, ecco, potrei dire così, perché ogni volta che ho tempo, voglia e modo, preparo già qualcosa prima, quindi magari a pranzo o al mattino che sono a casa faccio un bel contorno di verdure piuttosto che appunto un'insalata di riso che mi trovo poi alla sera pronta, e altrimenti improvviso. Quindi sì, vorrei avere sicuramente più tempo per preparare pranzi e cene sempre per tutti. Poi ho Mattia che ovviamente mi dà una mano quando arrivo a casa la sera tardissimo mentre mi faccio la doccia, che sono quasi le 10, lui prepara qualcosa da mangiare, però sì, diciamo che a volte avrei il tempo ma magari vado a passeggiare, faccio della altro, quindi non sono così perfetta da questo punto di vista, ma ognuno impieghi il tempo come meglio crede, come preferisce. Poi una domanda è stata: come fai ad avere tante energie? Ok, la passione, ma dove le trovi? Questa domanda mi è stata fatta ovviamente nella box di Instagram, perché chi mi segue qua vede una parte della mia vita, chi mi segue invece su Instagram sicuramente vede tutte le cose che faccio durante il giorno, ma io le ho sempre fatte, non è che le faccio vedere per farvi vedere quante cose organizzo, no, anche perché non sono organizzata. Chi vede appunto quelle stories vede che io inseguo le cose, quindi finisco di fare una cosa un minuto prima e il minuto dopo devo correre a lavorare, piuttosto che vengo a casa, mi faccio la doccia, poi preparo, poi cucino la spesa, Maggie, vado a correre, butto tutto nel calderone e quello che ne esce durante la giornata più o meno sono tutte le cose che mi programmo di fare. Le energie, dovessi dirvi, ce le ho sempre. Io sono l'incubo del mio fidanzato, e lui potrà confermarvelo, perché alle 9 del mattino, quando è il giorno di riposo e magari per sua fatalità è sabato o domenica, poverino che è a casa anche lui, io sono così, che gli chiedo dove andiamo, cosa facciamo? Cioè, perché per me proprio la giornata va vissuta al massimo, io mi arrabbio da morire se dormo un'ora di più, perché magari sono stanca, perché dovevo riposarmi per la giornata prima, ma mi arrabbio perché per me è un'ora persa, cioè ho questa mania, questa fissa di dover fare, 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 io non riesco a sedermi sul divano o in casa se non ho la febbre a 40, cioè io non mi fermo, io faccio tutto, sto sempre fuori casa, mi organizzo appunto, vedete i video, li inserisco nella mattinata come oggi che ho di riposo, poi entro a lavorare, però ho già organizzato prima di andare a lavorare, dopo aver fatto i video e prima di cucinare, di andarmi a fare mezz'ora di corsa, perché comunque sono due giorni che non ci vado, quindi io veramente riesco a incastrare tutto, ma non così in modo preciso, ecco, non posso vantarmi, non sono una maestra dell'organizzazione, butto tutto lì e quello che ne esce appunto va bene, e quindi le energie niente, sarà perché mangio tanto cioccolato, non lo so, mangiatelo anche voi, mi farete sapere, però ce le ho. Dormo anche poco tra l'altro, ma proprio perché per ora va così, dormivo ancora meno con 10 anni fa, quindi ci sta che tra altri 10 invece mi dia una calmata, però la passione sicuramente muove tutte le cose, cioè il fare delle cose che mi piacciono, ma anche parlando del lavoro, ovviamente se il vostro lavoro vi piace avete molta più energia anche da dedicarci, sì, da dedicargli, però sì, la passione fa tanto, cioè io se non vado ad allenarmi tutti i giorni, se non faccio almeno qualcosa che mi fa stare bene tutti i giorni, mi innervosisco e comunque ci sto male, dormo male, quindi sì, la passione per determinate cose fa sì che io trovi tutte le energie di cui ho bisogno.
Come organizzi le tue giornate quando devi lavorare oppure quando hai il giorno libero? Chi tiene Maggie quando lavori? Allora, come organizzo le mie giornate? Più o meno ve l'ho già detto, quindi le organizzo a seconda di quando apro gli occhi, che cosa ho in mente di fare, se voglio andarmi a fare 2 ore di trekking, se voglio invece andarmi a fare una passeggiata fino in centro città perché c'è il mercato, oppure invece porto Maggie rapidamente e poi devo andare a fare la spesa, girare i video prima e o dopo il lavoro. E quando ho il giorno libero sicuramente me la spasso, nel senso che cerco di, in questo caso, dedicarmi comunque anche al video, perché altrimenti poi gli altri giorni più delle volte non ho il tempo di farlo, però anche prima di avere il canale le organizzavo come meglio credevo, magari al mattino sbrigavo le faccende per poi starmene tutto il pomeriggio al fiume con Maggie, o viceversa quando è inverno magari mi porto avanti sul farmi una bella passeggiata, un giro al centro commerciale, magari se sono di riposo vado anche a Genova dei miei. E poi quando torno a casa invece faccio quello che devo fare, cucino, magari faccio una cosa un po' più elaborata. Quindi sicuramente quando ho il giorno di riposo so che sono tranquilla, che almeno una cosa è tolta, che è il lavoro, e tutto il resto però che ci gira intorno rimane, e quindi mi organizzo di conseguenza cercando appunto di sfruttarlo al meglio. Ma non c'è pericolo che non lo faccia, perché dalle 8 del mattino all'1 di notte qualcosa concludo, perché sono quella che avete visto anche su Instagram a mezzanotte e mezza cambia le lenzuola, perché magari le ho rimaste andate tutto il giorno, ma io ce l'ho in programma e lo devo fare, quindi faccio tutto quello che devo fare prima con la luce del giorno fuori, e poi quello che rimane da fare in casa lo faccio anche prima di andare a dormire. E povera me. E chi tiene Maggie quando lavoro? Purtroppo nessuno, perché comunque i miei genitori e la mia famiglia, come vi ho detto, abitano a un'oretta da noi, e mia suocera, mia cognata, anche loro abitano a una cinquantina di chilometri, una quarantina, e quindi comunque siamo solo io e Mattia. Ci organizziamo benissimo, perché lui comunque a pranzo viene sempre a casa, che invece è l'orario che di solito io, nel quale io di solito sono al lavoro, quindi Maggie non è quasi mai da sola, più o meno al giorno può passare 3-4 ore da sola, ma tanto la sua mammina la porta a fare 12 km tutti i giorni, e quindi lei è stanca. Quelle 3 ore, secondo me, dice grazie a Dio che me le hai tolte dai piedi e che se ne sono andate, sono usciti, quindi non sta veramente mai da sola, pochissimo, perché riusciamo a incastrarci con gli orari, fortunatamente, miei e suoi, e in più perché noi ce la portiamo sempre dietro, quindi quando abbiamo il giorno di riposo categoricamente è con noi, quando andiamo fuori la sera, a meno che non andiamo giusto in scooter a prenderci un gelato, ma se no viene sempre con noi anche a mangiare la pizza, anche a mangiare fuori, a farci una passeggiata, e quindi per fortuna riusciamo a organizzarci e sta davvero poco tempo da sola. Poi parliamo dell'allenamento. Una ragazza mi chiede: quando ti alleni di corsa, fai lo stesso percorso della passeggiata quotidiana? Riesci a portare anche Maggie? Perché le mie non ne hanno voglia. Allora, anche lì collegato a Instagram vedrete, vedono chi mi segue lì, tutte le storie, perché io tutti i giorni vado almeno a fare una lunga passeggiata di 8 km minimo, possibilmente quando ho meno tempo magari sono 6, ma quando ne ho un po' di più sono 12, e, o se no vado a correre, o tutte e due, perché durante la settimana più o meno, se mi prendo l'impegno, 2-3 volte alla settimana vado a correre e invece tutti i giorni a passeggiare. Quando vado a passeggiare Maggie viene con me, facciamo tutto il percorso, quindi facciamo dello sterrato, sono dei percorsi sul canale oppure nel bosco a seconda di dove vado, o su per i monti o lungo il fiume, insomma ci sono diverse possibilità per noi, e quindi viene con me, ci facciamo la nostra camminata, poi lei la libera ogni volta che posso e così via. Quando vado a correre, il più delle volte mi ritaglio mezz'ora per me. Vado a correre semplicemente 30-35 minuti e corro su asfalto, quindi non faccio lo stesso percorso che faccio con lei, ma perché mi trovo meglio a correre sull'asfalto, è più comodo, nel senso non vado a fare percorsi, perché comunque quando faccio il percorso con lei poi c'è a un certo punto da passare quello che una volta era un fiume, quindi ci sono tutti i ciottoli, a un certo punto c'è della ghiaia, ci può essere della sabbia, ci può essere salite e discese, quindi la corsa lì a me non mi torna, non mi piace tanto farla, e quindi la preferisco sull'asfalto. Faccio tutto un giro qua lungo il paese, lungo le case, e quindi insomma faccio 5-6 km di corsa in quella mezz'oretta. Quando non è estate mi porto dietro anche Maggie, perché è abituata, piccina, negli anni si è abituata a correre anche con noi, quindi io cosa faccio? Parto con lei, le faccio fare tutti i suoi bisognini, la sua annusatina, la sua piccola passeggiata, e poi iniziamo a correre, e lei non si ferma più perché sa che dobbiamo correre 30 minuti, ovviamente io corro, lei trotta, ma io non è che corro come una pazza, ho un'andatura normale, quindi che lei può reggere benissimo, e trotta a fianco a me, si fa la sua mezz'oretta, cerco di non farglielo fare,
fare, perché comunque la vedo che è contenta, corre, no? Con la lingua di fuori, tutta felice lo stesso, però capisco che per un cane sia l'esigenza sia di annusare, di farsi insomma una cosa, una panoramica di quello che sta vedendo, che correre così per mezz'ora. Quindi onestamente, se so di lasciarla a casa me la porto dietro, se invece a casa in quel momento c'è Mattia vado a correre mezz'oretta e lei la lascio con lui che si riposa. Le mie non hanno voglia, mi dispiace, la mia ne ha tanta, anzi ha più energie di me, perché lei non è mai stanca, lei anche dopo una corsa unita al fiume, unita alle camminate 10 km, state pur certe che mi porta il giochino, ci porta il suo pupazzetto sul divano e vuole che le tiriamo il peluche, quindi direi che a differenza delle tue lei neanche troppa di voglia, se vuoi te la presto. Poi, ciao, dove andrete in vacanza? E un'altra ragazza, andrà in vacanza quest'anno? Allora, io quest'estate ho avuto 2 settimane di ferie, una l'ho avuta 15 giorni fa, come avete visto, e sono stata su in campagna per godermi proprio il relax, la mia famiglia, mia nipote, mia sorella e tutti quanti, e ne ho un'altra la prossima settimana, quindi dal 6 al 12 di settembre. Dove andremo? Bella domanda, perché l'idea era sicuramente di fare del mare, ma come sempre noi prenotiamo all'ultimo momento, quindi non so se troveremo un posto dove andare. L'idea era la Bassa Toscana, poi abbiamo pensato alla Puglia, poi abbiamo pensato comunque sarà una vacanza. Io, Mattia e Maggie, quest'anno ci portiamo dietro anche lei, mentre invece l'anno scorso andavo in un campeggio, l'avevo lasciata ai miei che ce l'avevano su in campagna, quindi era felicissima. Quest'anno invece ce la portiamo dietro, come è già successo in Corsica, cioè viene sempre in vacanza con noi e l'anno scorso è stata un'eccezione, e ci facciamo un po' un'idea in questi giorni, quello che troveremo, insomma, magari sempre un campeggio, qualcosa sul mare, ma che sia coniugato mare e verde, così almeno riusciamo anche le pinete, insomma, a girarcele con lei. Vi farò sapere, sicuramente se andrò in vacanza troverete anche un vlog, ma comunque vi avviserò se decidiamo e se ci sarà se partoriremo una soluzione per queste imminenti vacanze tra 5 giorni. Poi mi avete chiesto qual è il tuo colore preferito. Colori tutti, dovessi dirvene uno, credo il rosa, non che mi vesta sempre di rosa, cioè pigiami sì, però tutto quello che è rosa sicuramente mi attira particolarmente, per quanto riguarda l'abbigliamento, comunque anche gli accessori per i capelli, piuttosto che la penna, vedete anche questa qui che me l'ha regalata la mia mamma, sempre nel rosa, quindi sicuramente è un colore che mi mette proprio tranquillità, che mi piace, mi sta di ordinato, mi rilassa. E invece per la casa i grigi, quindi per la casa tutti i toni del grigio e al massimo del beige, del bianco laccato, però tantissime cose nel grigio, seguendo un pochino anche uno stile shabby chic, quindi tutte quelle tinte lì molto tenui e molto soft mi piacciono. Poi mi sono persa perché avevo altre 2 o 3 domandine un po' più sfiziosette. Ecco, il cantante preferito, la canzone preferita e se mi piacciono i Maneskin. Allora, partiamo dal cantante preferito. Tutti quelli italiani sicuramente, perché mi piace cantare, quindi canto malissimo, non mi sentirete mai cantare perché ne va della tenuta di questo canale, altrimenti credo che lo chiuderebbero immediatamente, però mi piace canticchiarle, quindi se le parole me le ricordo poi mi immedesimo in quelle canzoni come tutti noi, e quindi mi piacciono tutti i cantanti italiani, credo nessuno escluso, più vecchi, più giovani, tutti, però anche tante canzoni straniere, insomma la musica commerciale del momento, piuttosto che le ballate, quelle un po' più latine, ascolto tutto, quindi non ho una cosa preferita. La canzone preferita invece qua andiamo su un altro, su un argomento un po' più specifico, perché ne ho tante. Io sono cresciuta con le musiche in macchina dei miei genitori, mio papà che sicuramente preferiva Zucchero, quindi ascoltavamo tantissimo tutte le canzoni di Zucchero, e mia mamma più Renato Zero, quindi io le conosco tutte, posso anche non ascoltarle da 10 anni, che non appena parte in radio quella canzone, avendole ascoltate da piccola, io le so tutte a memoria. La canzone preferita direi che è quella che ho anche tatuata, veramente ne ho 2 tatuate, che è questa frase qua, sulla mia pelle lieve come neve, che è una canzone di Zucchero, la canzone è Così Celeste. È sicuramente la mia preferita, che non ascolto spesso, ma che ogni volta che mi capita di sentire mi riporta alla mia infanzia, quindi è la canzone con la quale, che sentivo di più in macchina,
E proprio io identifico mio papà, i miei genitori che venivano, che ci portavano dai miei nonni paterni oppure che ci venivano a riprendere dopo la settimana che facevamo in campagna da loro. Io mi ricordo mio papà che mi veniva a prendere con lo stereo alto la musica che usciva dai finestrini e non so perché io l'associo a questa canzone. Infatti il tatuaggio è dedicato a loro, a tutta la mia famiglia, anche i fiori e la frase è quella lì. Poi mi piace tantissimo Ligabue, mi piace Vasco Rossi, nonostante siano un pochino a volte antagonisti tra di loro, ma per i fan invece a me piacciono entrambi. Infatti ho anche una frase, quindi una canzone di Ligabue, questa dedicata a Mattia. Che dolcezza! Lui aveva promesso di farsela, non se l'è ancora fatta. Vabbè, Campacavallo, sono passati 5 anni, questa te la dico così almeno tu che vedi il video lo saprai che ti devi fare anche del tatuaggio. E se mi piacciono i Maneskin, sì. È totalmente un genere di musica quello che io non ascolto, ma veramente non fatemi sentire musiche metal, musiche rock, no, non mi piacciono. I Maneskin mi piacciono, io li trovo veramente talentuosi, quindi bisogna anche riconoscere quando c'è del talento. Sono così giovani e mi sono piaciuti fin da subito, nonostante appunto le loro canzoni le senta in radio, in negozio, quindi non è che me le vado proprio ad ascoltare di proposito, ma sono davvero davvero bravi, sono dei fenomeni, quindi tanto di cappello a loro e il talento mi piace ascoltarlo, quindi ascolto anche loro. Allora, io direi che siamo arrivati in fondo a tutte le domande. Cercavo di fare un riepilogo, ma direi che abbiamo detto tutto. Quindi sì, siamo arrivati a 34 minuti. Ve l'avevo detto che avrei parlato come un fiume in piena, poveri voi. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto. Spero di aver esaudito quanto più possibile tutte le curiosità per conoscerci un po' meglio, perché comunque non avevo ancora parlato un po' più di me, se non in quello che avete visto nei video vari che ho fatto. Spero tanto che vi abbia tenuto compagnia. Se fosse così, vi chiedo di lasciarmi un like come al solito e di farmelo capire mettendo qualche commentino qua sotto. Come sempre, così vi posso rispondere. Avete altre curiosità, altre domande? Non escludo di fare sicuramente un altro video ask nei prossimi mesi. Vediamo un pochino e quindi potete sempre farmi altre domandine anche qua sotto, come preferite. Io vi mando un bacione, un abbraccio. Ci vediamo presto in un prossimo video e una buona giornata a tutti. Ciao!